flux, even just the operation of your eyes alone, but you are a human being. You don't have a rigid thing, you know, like that. I forget who that guy was. Remember that drawing in the 16th century in a block? No, you move around, you're looking like this. So Cezanne was saying, everything is uncertain, everything is unstable. That's what I'm gonna paint. So that was the first thing. Quindi, come primo esempio, questo dipinto, torniamo sulle arti un po' più antiche, un po' più familiari. E questo è un dipinto di Cézanne, e Cézanne rappresenta questo, un primo cambiamento che poi è stato enormemente aiutato con l'avvento dei computer. Questo è un dipinto circa del 1903, quindi i primi anni del 1900, e appunto vediamo che in questo periodo le forme di Cézanne sono molto indeterminate, sono molto instabili. Ma perché una caratteristica peculiare di Cézanne era quella di guardare con grandissima attenzione, con grande intensità l'oggetto e guardare anche per un po' di tempo. E se noi ci soffermiamo per un po' di tempo a guardare un oggetto, ci accorgiamo che il mondo è in un continuo fluire e noi stessi, essendo umani, essendo persone, ci muoviamo anche noi, fluiamo anche noi. Another sort of influence on the situation, we won't talk about this a lot, but I'm sure you realize that the nature of Duchamp's contribution was first to say that first comes the idea before the world. Basically, the world comes out of the idea that we bring into our consciousness. There isn't world first, then there's a consciousness. There's consciousness first, then there's a world. And equally, the piece that is most memorable of his, The Great Glass, is, as he said, definitely unfinished. It was definitively unfinished. And that was the nature of all his work, in the sense there could be no conclusion about the meaning of any of the work that he produced. Un altro artista di grande influenza è sicuramente Marcel Duchamp, che ha dato anche egli un grande contributo a questa visione. E secondo Duchamp, appunto, veniva prima l'idea del mondo, quindi anziché sovverte l'ordine precedente per cui c'era il mondo prima e poi la coscienza, mentre invece secondo lui c'è prima la coscienza e poi il mondo. E è abbastanza sintomatico, appunto, di questa opera d'arte il fatto che lui, l'autore, la consideri finitamente non finita. E quindi questo è altamente significativo. Sì, una cosa che volevo precisare, che mi sembra che non sia per gli studenti, Cézanne rappresenta il passaggio da un'arte che cerca di vedere il reale con i classici strumenti della vista a un'arte che cerca di andare oltre, quindi rompe gli schemi e inizia a vedere il mondo per tutte le configurazioni che esso può prendere.